Allora, stamattina dicevo, eravamo qui a ragionare sulle tematiche importanti della valutazione di sistema. Il tema di oggi pomeriggio è diverso, parliamo di docenti e abbiamo invitato a dialogare due community di docenti. Ci è sembrato interessante utilizzare questo spazio per creare un momento di incontro e per ragionare su un tema che all'ANP, che è l'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, cioè, ripeto per quelli che sono qui oggi pomeriggio e non stamattina, l'associazione maggiormente rappresentativa dei dirigenti della scuola italiana, che però è aperta dal 2002, dal congresso di Montecatini, anche alla rappresentanza dei docenti, che qualifica come appunto le alte professionalità della scuola, e per i docenti mette in campo iniziative di formazione professionale, di sostegno, di valorizzazione, di tutela, ed ha una serie di principi associativi identitari molto forti che noi cerchiamo appunto di diffondere, di far conoscere ai docenti della scuola italiana, e questa di oggi è un'occasione in questo senso. È anche poi un'occasione di incrociare un'altra comunità di insegnanti che si sta sviluppando spontaneamente in rete. Anche l'ANP ha una sua community online, la community ANP per i docenti. Forse se il dottor Previ mi dà una mano, la possiamo anche mostrare, a partire dal sito www.anp.it, che è il sito della nostra associazione. Cliccando su un banner che si trova a destra della pagina del nostro sito, si arriva ad un luogo nuovo, che è un luogo virtuale che abbiamo appunto denominato la community ANP per i docenti, ed è un luogo dove noi invitiamo, possiamo ingrandire l'immagine, noi invitiamo i colleghi liberamente ad iscriversi, i colleghi docenti naturalmente, abbiamo pensato a questo spazio per i docenti, ma devo dire che si stanno registrando anche i dirigenti. Allora io vorrei brevemente illustrarvi questo progetto, questo è un po' il programma di questa giornata, che inizia con un po' di ritardo, del quale vi chiedo scusa, ma che proseguirà nei tempi predefiniti, quindi non scorreremo oltre nonostante il ritardo. Allora abbiamo qui, oltre me, il dottor Leonardo Previ, che è presidente di Trivio Quadrivio, una società di consulenza, di formazione manageriale, oltre che si interessa di organizzazione, di comunicazione, di sviluppo delle risorse umane, ma è anche docente alla LUIS, e quindi ha esperienze per la gestione delle risorse umane e per la storia economica della cultura, persona in Cattolica a Milano, quindi persona poliedrica di grande qualità, che l'ANP ha avuto occasione di incontrare nell'ambito di un progetto che è molto legato con la community ANP per i docenti. Poi ascolteremo invece due esponenti dell'altra community, Gianni Marconato, psicologo e formatore, che ci illustrerà il network La Scuola che Funziona, gli obiettivi e le attività, e Maurizio Parodi, che presenterà il manifesto degli insegnanti, che è proprio un progetto che è nato all'interno di questa community La Scuola che Funziona. Maurizio Parodi, ricercatore dell'ANSAS Liguria. Ci è venuto a trovare il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, il dottor Giovanni Gimelli, della Liguria, in rappresentanza del direttore vicario, dottoressa Pagano, al quale do proprio per un saluto brevissimo la parola. Buongiorno a tutti, proprio di questo si tratta, semplicemente un saluto da parte del dirigente vicario dottoressa Pagano, che in questo momento c'è una transizione, per così dire, del vertice dell'ufficio scolastico regionale, per cui si trova sovraccarica nei compiti, non può essere qua in presenza. Se ne dispiace, fa tutti un grosso augurio, al quale io stesso mi associo. L'argomento è quanto mai interessante, l'ANP per così dire ci ha abituato a iniziative di spessore interessanti, molto utili per tutti i docenti, soprattutto appunto nell'ambito della formazione. Per cui passo immediatamente la parola ai relatori, li ringrazio in anticipo per gli approfondimenti che vorranno fornirci e per il ritorno che potremo avere quando torneremo alla nostra attività di docenza in aula. Grazie a tutti. Bene,
Avrete ricevuto una cartellina dell'ANP con dei materiali, all'interno dei quali in particolare voglio richiamare la vostra attenzione al fascicolo l'ANP per i docenti. Perché richiamo l'attenzione su questo documento? Perché il fascicolo è la sua terza edizione, raccoglie alcuni documenti importanti relativi alla storia dell'elaborazione dei docenti ANP e insieme ai documenti del nostro congresso. In particolare quest'anno abbiamo messo come prima pagina un documento storico per noi, il manifesto delle alte professionalità docenti della scuola. Ce l'avete in mano se lo volete consultare e poi naturalmente leggere e approfondire dopo. E questo documento è stato presentato in una manifestazione pubblica a Roma il 7 maggio del 2003 dal nostro presidente Rimbato, successivamente lo storico per noi congresso di Montecatini del dicembre del 2002, nel quale l'associazione che era fino ad allora l'associazione maggioritaria storica dei dirigenti della scuola italiana decise appunto di aprirsi alla rappresentanza delle alte professionalità docenti. Questo documento quindi per noi è un documento identitario forte e contiene tutti i principi che erano un'utopia allora e che sono cultura adesso, ma per i quali ancora noi stiamo lavorando alla cremente, che quindi ancora lavoriamo per diffondere all'interno della categoria docente oggi stesso. Perché vi parlo di questo manifesto? Per due motivi. Uno, perché attraverso il richiamo ad alcuni principi che sono contenuti in questo manifesto mi è facilissimo parlare dell'ANP e di che cosa è l'ANP per i docenti. E poi perché è questo termine, questa parola, che mi ha dato l'idea di organizzare questo incontro di oggi, perché io che amo, che conosco e che amo il valore che può avere la rete per l'interazione degli individui e dei docenti in particolare, ho seguito la community, la scuola che funziona, perché quando nascono queste realtà io mi iscrivo, quindi sono anch'io un membro fin dal suo nascere, ed ho visto un processo all'area di elaborazione di un documento che poi avete anche tra le mani in un foglio a parte che si chiama il manifesto degli insegnanti. Quindi di due manifesti si tratta, di due documenti profondamente diversi, come diverse sono le due community che andiamo a raccontare questa sera. Però l'obiettivo poi della serata di oggi è proprio quello della diversità, poiché comunque si tratta di due comunità di professionisti che sono insegnanti, che appartengono al mondo della scuola, di trovare i punti di convergenza invece ed eventualmente le possibilità di intreccio, di dialogo, di contaminazione tra queste due realtà. Questo è un po' l'obiettivo. Oltre che, approfittando della presenza del dottor Previ, quello di riflettere intorno a queste problematiche, a queste tematiche, a queste modalità di interazione per trarre stimoli anche nella prosecuzione della nostra attività. Allora, non darò lettura del manifesto, ve l'abbiamo dato e lo farete senz'altro da soli, ma dico soltanto brevemente che le nostre parole chiave sono tutte quante contenute in questo documento, che ha un carattere argomentativo, forse l'avevo anche, no, non tocco nulla perché poi e questo documento è anche scaricabile dalla home page della nostra community, naturalmente l'abbiamo sistemato lì. L'esordio dice appunto che noi crediamo che la scuola della Repubblica debba essere al servizio dei cittadini, ispirarsi ai principi della qualità. Il miglioramento della qualità del servizio, l'abbiamo detto per tutta la mattinata, è il nostro obiettivo. E scorrendo poi il testo, che è davvero molto denso, appaiono parole come autonomia della scuola. Siamo nel 2003, quindi l'autonomia era al suo esordio, oggi 2010 l'autonomia è ancora qualche cosa, sappiamo bene, di non compiuto. E fin da allora noi dichiaravamo l'esigenza, per migliorare la qualità del sistema dell'istruzione, di individuare nuove modalità di accesso, sto dando lettura proprio delle parole, nuove modalità di accesso alla professione docente, introducendo una costante valutazione delle prestazioni e, stando qualche parola, il giusto riconoscimento del merito, per esigere la definizione di una funzione docente come una funzione professionale. Ecco, per questo noi abbiamo lavorato per anni, da allora fino ad ora, e continueremo a farlo, perché fin da allora noi chiedevamo, nello scendere in campo, perché di quello si trattava e così c'è scritto, noi dirigenti ed altre professionalità della scuola scendiamo in campo uniti all'interno di un nuovo soggetto politico sindacale, questo era il documento programmatico, chiediamo un intervento normativo che preveda nuovi meccanismi di accesso alla professione,
e lo sviluppo reale di una carriera all'interno della professione docente, l'istituzione di una separata area contrattuale. Queste sono le nostre rivendicazioni, i nostri obiettivi, perché riteniamo che questi siano gli strumenti che, introdotti per via normativa, consentano alla professione docente la valorizzazione. Allora, questa è la NP per i docenti, un'associazione professionale e sindacale che fornisce occasioni di studio, di valorizzazione, di crescita professionale, di aggiornamento, però al tempo stesso ha degli obiettivi sindacali politici alti, per i quali lavora con un lavoro anche di interazione politico-istituzionale. E allora, per ottenere questi obiettivi, mettiamo in campo diverse azioni, tra le quali quella di creare un gruppo, il gruppo di lavoro nazionale di docenti ANP, che allo stato attuale è costituito da 100 docenti appartenenti a tutto il territorio nazionale. Sono docenti iscritti all'associazione che hanno assunto un ruolo di maggiore responsabilità, attività e impegno, sarebbero i nostri quadri sindacali docenti, che abbiamo accompagnato con un percorso di sviluppo, ed è in questa occasione che abbiamo appunto incontrato il dottor Previ e i suoi collaboratori, perché insieme a lui abbiamo dato vita ad un'esperienza davvero interessante, che è un percorso appunto di formazione. E abbiamo pensato allora che la formazione non potesse essere, tra virgolette, tradizionale, ma dovesse avvalersi anche degli strumenti che le tecnologie mettono a disposizione. Ed ecco che nasce la community ANP. La community è un sito, vi abbiamo fatto vedere come è raggiungibile dal nostro sito principale www.anp.it, che ha però anche un indirizzo dal quale è facilmente raggiungibile. È creata e realizzata attraverso uno strumento che è un NING, quindi una piattaforma. Allora, quando l'abbiamo creata, una piattaforma completamente gratuita, adesso c'è un minimo costo di mantenimento. La cosa interessante è che anche la community, la scuola che funziona, gira sullo stesso sistema, questo è un punto di incontro, cosa poca, ma insomma, quindi due comunità di docenti che decidono di dotarsi di uno spazio scegliendo le stesse tecnologie, che poi sono quelle più nuove, quindi non è poi del tutto casuale questo fatto. Bene, che cosa è attualmente questa community? Nasce per essere un luogo virtuale dove le persone che si incontravano e si continuano ad incontrare periodicamente in incontri residenziali di formazione politico-sindacale, che in genere durano due giorni e che hanno carattere residenziale e di formazione intensa, un luogo, dicevo, dove possono continuare la loro attività, la loro interazione, possono ricevere e scambiarsi materiali, idee, opinioni. Poi però si sviluppa e diventa qualche cosa di più, diventa un vero luogo virtuale dove abbiamo pensato di invitare tutti i docenti. Ci sono diverse sezioni, come tutti i siti, esplorabili dal menu in alto, ma adesso io ve ne do una lettura per temi, e cioè quali sono le principali attività che attraverso questa community possono essere fatte. La prima attività è quella di ricevere informazione, la seconda attività è quella di poter mettere in campo attività di apprendimento, e la terza invece iniziative di collaborazione nella logica vera appunto del web 2.0, cioè spazi virtuali dove i professionisti possano mettere in comune le loro conoscenze e svilupparne di nuove in maniera collaborativa. Bene, allora, per ciò che riguarda l'informazione, ci sono diversi luoghi nella community a cui si può accedere. La community è un luogo dove liberamente si può esplorare la parte più esterna come un navigatore curioso qualunque. Poi ci si può registrare, la registrazione è libera, mettendo semplicemente i propri dati anagrafici, la propria qualifica di docente o di dirigente o di altro, se non si appartiene a nessuna delle due categorie, e la scuola di appartenenza, se si è un professionista della scuola. Dopodiché si ottiene una password per l'accesso e si possono esplorare alcune aree più approfondite con ricche di materiali. Quindi l'informazione è a vario livello, per il curioso ce ne sono alcune, per il registrato, che per la registrazione libera, ce ne sono altre, per l'associato ANP ce ne sono di più naturalmente, per i quadri associativi più ancora. Chi frequenta gli ambienti online sa che questa è un po' la logica, no? Si va più in profondità quanto più si hanno privilegi di accesso.